Signore e signori amici di Telegolfo, benvenuti all'Ausente, dove stanno per scendere in campo il Studio Terme San Cosma e Damiano contro il Real Cassino Colosseo, la 18ª giornata del girone D della promozione razziale. I padroni di casa si trovano ad ospitare l'unica squadra ancora imbattuta del campionato, il Cassino di Mister Nanni. Andiamo a leggere velocemente le formazioni, partendo come sempre dagli 11 in campo: il Studio Terme Castelforte, San Cosme e Damiano, con Giordano, Leone, Franco, Asci, Leonardo, Fuscello, Conte, Perella, Cenerelli, Martino e Demlo. Il Real Cassino invece in campo con Daguanno, Marzocchella, Andie, Catalano, Dragonetti, Conti, Di Nardi, Nardovanni, Ambrifi, Tereschi e Carlini. Agli ordini di mister Perrotta in panchina Esano, Ianniello, Palazzo, Signore, Simone e Andrea Vellucci, Saltarelli e Abbatista. Per Claudio Nanni invece Viola, Romairone, Aprea, Tomassi, Quintigliano, Brandi e Grillo. Abbiamo detto il Real Cassino Colosseo in questo momento al terzo posto in classifica, 34 punti, frutto di 9 vittorie e solo 7 pareggi in 16 partite, nessuna sconfitta per la miglior difesa del campionato, appena 8 gol subiti. Le squadre si stanno schierando adesso in campo con i guardalinee che vanno a controllare le condizioni delle porte. Noi ne approfittiamo per ricordare invece il Studio Terme Castelforte, che è al 12° posto, cioè all'imboccatura, praticamente un passo oltre la zona play-out, con 16 punti, anche questo è frutto di 16 partite giocate, così come il Real Cassino. 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. La seconda partita in casa per mister Perrotta, che ha succeduto mister Palladino, è arrivata una vittoria nell'ultimo turno contro il Casalvieri, proprio per Perrotta, la sua prima da allenatore di questa franchigia. Tutto pronto per il fischio d'inizio, lo aspettiamo anche noi per iniziare la cronaca di questa diciottesima giornata. E comincia in questo momento, il primo possesso è per la squadra ospite, che gestisce subito all'indietro il pallone. Vediamo il pressing portato dai giocatori in maglia gialla, sono quelli del Suglio che attaccano dalla sinistra alla destra dei vostri tre schermi in maglia rosso-blu, stile Barcellona, possiamo dire blaugrana, a bande. Invece era il Real Cassino, che chiaramente da destra va a sinistra. Quel Suglio che tenta di gestire il pallone per il suo primo possesso, la palla scivola fuori in rimessa per la squadra ospite. Una bella sponda di petto di Carlini, pallone in profondità per Ambrifi, palla che poi arriva facile tra le braccia di Giordano. Lancio centrale che trova però solamente maglie rosso-blu. Di Nardi, appoggio per il compagno, però non trova il destinatario sperato. Il lancio poi impreciso di Asci, guarda che non esce, resta a danzare sulla linea del fallo laterale con la solita generosità. Cenerelli è andato anche a prendere, poi si lamenta per un fallo che l'arbitro non fischia. Noi quindi siamo qui a commentare un fallo laterale, rimette in gioco il Real Cassino. Ancora Sci a recuperare un pallone in mezzo al campo,
Largato adesso a destra dove opera Leone, davanti a lui Conte, anticipato da Agnè. Colpo di testa poi di Leonardo a liberare. Capitano Leonardo che l'abbiamo visto giocare in ruoli ben diversi nel corso delle passate stagioni. Inventato chissà se per necessità o per virtù, insomma, comunque difensore centrale non l'abbiamo visto quasi mai. Proprio Leonardo che la va a spizzare levando il pallone dalla disponibilità degli attaccanti del Real Cassino, la palla poi viene spazzata in fallo laterale. Colpo di testa proprio di Leonardo. Pallone si perde oltre le recinzioni del campo. Momento non esaltante questo di questi primi 3 minuti. Suyo che lascia Cenerelli praticamente unica punta con Conte e Martino. Effettivamente a destra e a sinistra, quello che sembrerebbe un 4-3-3. Franco operare in posizione di terzino, anche questa è una cosa, una novità rispetto agli anni passati. Pallone laterale proprio per la squadra di casa, sfidato a Gigi Franco. Cenerelli viene dietro a fare la sponda, l'appoggio per Perella. Suo passaggio però non trova compagni, allora può provare a ripartire il Real Colosseo. Postazione con calma a partire dalla propria difesa, attenzione però al pressing della squadra di casa, pallone sparato in avanti, colpo di testa di Leone, trova a centrocampo il numero 4 catalano, allarga a sinistra per Agnè, pallone esce. E la rimessa è gialla. Colpo di testa ancora di Catalano ad anticipare Cenerelli. Pallone che diventa comodo per Daguanno. Catalano. Nardovanni. Di nuovo al portiere, gestisce palla con calma. Abbiamo il Real Cassino in questa fase, si alza proprio il pressing, bello il lancio in avanti a cercare Carlini, la palla però è uscita dal rettangolo di gioco, la rimessa sarà per il Suyo. Ancora di petto Cenerelli, Perella. Ancora un lancio sbagliato però di Asci per Franco. È riuscito precedentemente a gestire il pallone, il difensore. Stavolta no, nel frattempo viene anticipato lo scatto di Perella. Dal buon intervento da parte di Marzocchella. La palla è ancora gialla. Franco cerca ancora Cenerelli che riesce a girarla. Martino non ci arriva, allora può ripartire Real Cassino. Attenzione allo scatto in avanti. Servito molto bene a sinistra Di Nardi. C'è scatto vicino a lui. Niè che viene servito, cerca il fondo, lo trova e rimessa dal fondo per l'arbitro. Non c'è stato il tocco di Leonardo, o comunque l'ultimo a toccare è stato il numero 3 ospite. Palla quindi per Giuseppe Giordano. Leonardo
Lancia in avanti, Conte la tocca, ci riesce ad arrivarci Cenerelli che la gioca all'indietro, il pallone che diventa buono però per il numero 3 avversario che aspetta che la palla esca dal rettangolo di gioco per evitare complicazioni e va a giocarla con le mani. Il lancio verso Ambrifi, lottano i giocatori e alla fine è Carlini a mettere il pallone al limite dell'area di rigore. Catalano allarga a destra. Marzocchella mette in mezzo, libera la difesa con Franco che spazza via, sul pallone però ci arriva facilmente Catalano che aspetta che esca dal campo per andare a giocare con le mani. Sta provando a rendersi pericoloso con le combinazioni dei suoi uomini d'attacco, il Real Cassino, quel pallone è scalciato in avanti, Cenerelli corre contro due giocatori alla meglio tra tutti i Dragonetti che appoggia di testa all'indietro al portiere, può ripartire la squadra ospite, passaggio leggermente fuori misura questo di Catalano, senza conseguenze, ci sono solo i difensori del Real Cassino nella propria metà campo. Ndiaye in avanti, cerca di giocarla in attacco alla squadra ospite. Fuscello spazza via di petto, imperioso Dragonetti. Lotta poi tra un nugolo di maglie gialle. Il numero 6, Filippo Conti. Poi l'arbitro va a richiamare Tedeschi. A dire qualcosa, probabilmente non gli piace sentire i battibecchi tra i giocatori in campo. Sono fischiato intanto un calcio di punizione per il Suio. Giordani lunghissimo in avanti, neutralizza la difesa. Poi Perella a fare un po' a spintonate con gli avversari. Cenerelli va ad anticipare anche il suo compagno di squadra. Sono fischiato anche qui, però un fallo. Già ripartito il gioco, all'indietro però. Colpo di testa di Asci. Perella qui ha il braccio, forse la prende con un braccio e infatti arriva. Arriva il fischio dell'arbitro, fallo di mano di Ciro Perella. Continua a giustificarsi ma... Anche a noi da qui è sembrata corretta la chiamata dell'arbitro. Di calcio di punizione per il Real Cassino Colosseo. Siamo arrivati al decimo minuto di gioco, quasi concluso il decimo minuto di gioco. 0-0 tra le due squadre. Punto di battuta Luca Catalano. Dovanni ancora per Catalano, allarga a destra a cercare lo scatto di Marzocchella che viene anticipato, esce poi a fare suo il pallone Giuseppe Giordano. Cenerelli anticipato da Dragonetti, sarà un bel duello questo per tutta la partita sulle palle alte. Qui Demlo subisce fallo. Gioco fermo mentre si aspetta che Demlo si riprenda. Dopo questo scontro di gioco che ha portato l'arbitro a fischiare un calcio di punizione, ricordiamo il punteggio dopo 11 minuti, ancora 0-0 tra Suio Terme Castelforte e Real Cassino Colosseo. Le squadre sono ampiamente separate in classifica, col Suio che resta solo di un'incollatura fuori dalla zona playout, mentre il Real Cassino è al terzo posto e lo ricordiamo ancora una volta, cosa mai ce ne fosse bisogno, fino a questo momento unica squadra imbattuta all'interno del campionato. La palla scodellata è in mezzo, prova a gestire Leonardo con la sua qualità, va con il tiro.
tiro di Mancino! Ehi, la gol di Leonardo! Dopo 11 minuti e 40 secondi, il Studio Terme Cassaforte passa in vantaggio con il gol di Marco Leonardo. Sui sviluppi di questo calcio di punizione, il pallone al limite dell'area. Leonardo l'ha controllato, se l'è spostato sul Mancino. E l'ha tirato in porta con la sua solita grande qualità. Tiro che, anche se non ci è sembrato particolarmente irresistibile per quanto riguarda la forza, era molto angolato. Non ci è arrivato da Guanno, che si è allungato verso il palo alla sua destra. Il gol del vantaggio. Qualcosa di Perrotta. Una lunghissima quella di Ciro Leone a cercare la testa di Cenerelli. Gestisce il pallone poi la difesa del Real Cassino Colosseo. Il piccolo trotto ancora la squadra ospite, che non è uno dei migliori attacchi del campionato. Non è il miglior attacco del campionato, ma è la miglior difesa. Sicuramente importantissima per la squadra di casa la rete trovata nei primi minuti di gioco. Radovanni gestisce il pallone, il pressing di Cenerelli, va con il mancino numero 8 a cercare la spugna di un compagno, poi viene investito letteralmente, questo era chiaramente fallo. Una sci che ha letteralmente travolto Di Nardi, l'arbitro ha lasciato correre. E questa volta no, questa volta c'è il fallo di Demlo che mette giù un avversario in ripiegamento difensivo. Calcio di punizione quindi per la squadra rosso-blu. Bel cross, mette in mezzo, Giordano esce, c'è uno scontro con un avversario, per l'arbitro è calcio d'angolo, è stato uno scontro tra Giordano ed un avversario che in questo momento si butta a terra, non riusciamo a capire da qui di chi si tratti. Aspettiamo di capire quindi quali sono le condizioni dei due giocatori in campo. Giordano è uscito un po' a valanga, ha preso il pallone, ha preso anche tanto avversario. Forse si tratta di Dragonetti. Sembra che andasse lui a staccare di testa in contrasto. Si rialza adesso. Vedremo, eccolo lì, sì, numero 5, Dragonetti è lui. Avevamo visto bene. Di testa, ha preso spazio, c'è stato il contrasto con il portiere, è caduto male Giordano che si sta facendo medicare alla gamba. Sarà calcio d'angolo. Altissimo Nie. Così come Dragonetti, sono due armi non indifferenti. Arriva anche un pestone a Giordano, sembra prenderne parecchie. Palla dentro, il colpo di testa a liberare di Fuscello, non è particolarmente efficace. Cenerelli poi cicca il pallone. Prova a uscire Conte qui, mette giù però Filippo Conti. Calcio di punizione per il Real Cassino da posizione invitante, se non per una battuta a rete. Siamo comunque piuttosto lontani. Un cross insidioso da quella posizione è possibile. Abbastanza centrale, difficile prevedere per la difesa in questo caso dove verrà smistato il pallone. Infatti c'è una fascia centrale praticamente vuota. Buona
giocatori a sinistra, tre a destra. E va direttamente in porta, il pallone sfiora la rete. Gran tiro di Alessio Carlini al 17° minuto. Che poi qui sbaglia il rilancio Giordano e chiede scusa, recupera palla però il suo Conte va a infilarsi in un imbuto e perde palla. Agnè all'indietro per Catalano, gestisce palla al Cassino e alleggerisce il pressing il suo. Buono però qui Tedeschi che va via sulla sinistra, la palla in mezzo, Fuscetto la tocca, è buona però solo per Conti che prende un'altra botta in contrasto questa volta con Martino, la palla in mezzo, l'anticipo di Leonardo. Ancora Tedeschi però che controlla il pallone, se lo porta fuori tutto il pressing di Conte. Fallo laterale per il suo. Qualche problema per Dragonetti. Non vediamo nessuno scaldarsi, si è fatto probabilmente male, veramente nel contrasto con Giordano, forse accusa un po' di mal di testa. Vedremo se ci saranno mosse da parte di Claudio Nanni, intanto gestisce palla il suo Terme Castelforte che prova ad alimentare l'azione sulla fascia destra. Conte viene anticipato, Nie può portare fuori il pallone con eleganza la sua lunga falcata. La palla per profonda a cercare Ambrifi. Palla troppo lunga. Rilancio di Giordano, c'è cioè una leggera spinta di Dragonetti su Martino, l'arbitro lascia correre. Prova a ragionare, anche se ha alzato il pressing la squadra avversaria, il suo Terme Castelforte che perde un altro pallone. Ottimo per il recupero difensivo di Conte che serve Demlo, ancora però recupera palla la squadra ospite con Carlini che avanza sulla sinistra, vicino a lui c'è Nie, eccolo servito. Non si va da Catalano, preferisce andare verso Nardovanni che va all'indietro da Dragonetti. Stagione avanti per Carlini che la tocca appena, poteva essere un buon suggerimento per Ambrifi. Lungo, ci arriva Giordano che adesso la rilancerà, presumibilmente lunga. Lungo campanile a cercare Cenerelli che viene anticipato da Dragonetti. Stato penso però un fuorigioco chiamato dall'arbitro. Il gioco di Cenerelli. Franco spazza via. Martino prova ad andarsi a recuperare il pallone. Un sombrero su Catalano. Poi si lotta. E alla fine è a scia a stendere l'avversario. E viene ammonito. Ammonito Scia al 20° minuto. Tutto intervento ai danni di Catalano. Eccolo Dragonetti che si è andato effettivamente a rinfrescare un attimo sciacquare la faccia, ha accusato il colpo sull'uscita di Giordano di averlo preso male proprio sulla parte alta del corpo, in particolare la testa. Almeno questo è quello che stiamo cercando di capire, quello che abbiamo capito fino ad ora. Dal modo in cui si rivolge verso la panchina, può battere questo calcio di punizione adesso il Real Cassino Colosseo col mancino profondo
direttamente su Giordano, che la chiama, la prende e adesso aspetta che i compagni salgano per rilanciarla, stavolta con le mani sulla sinistra per Franco. Lancio profondo a cercare Cenerelli, in netto anticipo Dragonetti che con calma stoppa di petto e serve avanti il compagno Conti che va all'indietro, lo scambio con Marzocchella, ecco poi di testa di Carlini, poi due volte a Sci a spazzare il pallone in avanti, Dragonetti, il pressing del Suglio, riesce però a smistare bene il pallone, il Real Colosseo mantenendo il possesso di palla, ma ricordiamo che sono in svantaggio quando è arrivato il 22esimo minuto. 1-0 il gol al 12esimo, 10 minuti fa di Leonardo. Cenerelli. Stoppa e serve con due tocchi. Conte prova a restituirgli il pallone. Poi Cenerelli che esce dai blocchi, va a stoppare di petto a servire all'indietro Demlo. Franco, vicino a lui c'è Asci, servito. Cenerelli per Martino e viene spinto da dietro da Catalano, ha un po' accentuato la caduta Martino, ma la spinta sarà netta e chiara. Calcio di punizione per il Suio, da posizione invitante per Gigino Franco o anche per Martino, anche se il pallone è da andare a sistemare Cenerelli. Franco col mancino, Cenerelli col destro, adesso vedremo chi andrà al tiro, i passi li ha contati Cenerelli. Una barriera molto folta, sono 5 giocatori in barriera, più 2 giocatori del Suio, Conte e Martino. Adesso anche entrano 6 giocatori del Cassino in barriera. Parte Cenerelli, basso sulla barriera, poi di testa serve Demlo che prova a metterla in mezzo. Marzocchella prima, e poi che gestisce, serve ancora Marzocchella che può spazzarla via in avanti. La sponda di Ambrifi per Tedeschi, fermato regolarmente da Asci. Marzocchella, Martino poi anticipa Catalano, intuisce, va a rubarsi il pallone, attenzione, Martino entra in area di rigore, si allunga troppo il pallone, occasione sfumata, in modo non da Martino. Andrà a infilare in un vicolo cieco, si è allungato il pallone. Poteva sfruttarla e doveva sfruttarla meglio il Studio Terme Castelforte, anche perché siamo già dall'altra parte con Carlini che cerca il mancino e non va lontano dal pescare un grande incrocio dei pali. Che capovolgimento di fronte, dall'altra parte ci ha provato Carlini, sempre lui, prima su punizione, adesso con questo sinistro pericolosissimo. Ma il risultato è ancora di 1-0 per i padroni di casa. Franco. Martino prova un numero che non gli riesce. Asci. Fuscello. Ancora per Asci. Perella che è un po' sparito dal gioco. Qui perde un pallone. Prende e scappa via Ambrifi che cerca il fondo e soprattutto aspetta compagni. Arriva adesso Di Nardi, palla al limite, spazza via il numero 11, Demlo. La palla esce, la rimessa per i padroni di casa. Cenerelli ha anticipato, ma dietro di lui c'è Conte a prendere il pallone. Perella all'indietro per Leone, di destro in avanti a cercare lo scatto di Conte che non è arrivato, ma poi spazza via la squadra ospite che non riesce a ripartire con efficacia. Leone lungo il fallo laterale, la prende però Nie. Catalano, palla ancora per Nie.
Perella si infila tra le linee di passaggio e va a intercettare questo pallone. Poi ancora Leone che la spazza in avanti. Cenerelli non ci arriva. Per giocare Luca Catalano che allarga a destra per Dragonetti. Il suo destro però è completamente sballato. La palla esce fuori. Fallo laterale per il Suio. Siamo al 27esimo che scocca in questo momento. Inizia il 28esimo minuto. Solitamente, contando un recupero canonico che è tra i 2 e i 3 minuti, dovremmo essere più o meno a 20 minuti dalla fine di questo primo tempo, quindi c'è ancora tanto da giocare per la prima frazione, tanto tempo per il Real Cassino di cercare il gol del pari, tanto tempo per il Studio Terme Castelforte per cercare il gol che li manderebbe al riposo sul 2-0. Può ancora succedere di tutto. C'è un calcio di punizione per la squadra ospite. Se ne incaricherà con ogni probabilità Valentino Nardovanni. Probabilmente andrà verso il numero 9, Ambrifi. Invece si va sulla sinistra Danie che aspetta molto prima di effettuare il cross ed esce anche troppo lungo per chiunque lo controlla Martino sul pressing di Dragonetti. Rimessa per il Studio Terme Castelforte, un'altra occasione sciupata dalla squadra ospite che con il numero 3 che ci ha messo veramente molto a crossare per poi comunque sparare un cross troppo lungo per chiunque. Franco. Pallone recuperato però da Marzocchella, attenzione a Tedeschi, palla in mezzo, Martino poi libera malissimo, Tedeschi la stoppa e il tiro, la palla che esce. Si sta provando il Real Casino sicuramente con maggiore convinzione rispetto al Studio Terme Castelforte che sta cercando invece di amministrare un vantaggio, cercando di approfittare delle ripartenze mentre sta a preparare il cambio, sembra che non ce la faccia più Dragonetti. Questa potrebbe essere una perdita importante perché abbiamo detto come sui duelli con Cenerelli sarebbero stati una chiave di questa partita. Adesso vedremo come si gestirà la squadra ospite, soprattutto per se poi il cambio verrà confermato, ma sembra di sì. Sì, già pronta la lavagnetta. Pronto a entrare con il numero 17, Giorgio Brandi. Da qui ottima l'uscita di Nardovanni ad anticipare Conte, che sarebbe andato dritto dritto verso la porta. E arriva il momento del cambio al 30esimo minuto, la prima sostituzione forzata per Nanni, deve uscire Dragonetti che dopo il colpo subito da Giordano non ce la fa, al suo posto entra Brandi, vedremo se cambierà qualcosa proprio nell'assetto tattico. Un colpo che l'ha abbastanza scombussolato. Sticati sempre meglio tutelare la salute del giocatore che infatti viene accompagnato fuori. Speriamo veramente che non sia nulla, è stato semplicemente uno stordimento momentaneo. Bocca al lupo da Dragonetti, noi torniamo in cronaca con Catalano che subisce fallo da Cenerelli. Vero, gliel'ha detto, ferma il pallone, dice l'arbitro al numero 8 Nardovanni prima di battere questo calcio di punizione, tra le altre cose è molto più avanti rispetto al punto dove è stato fatto il fallo.
col mancino. La sponda fuori a cercare il tiro dei tedeschi che prende in pieno Ashi, che si era lanciato in scivolata, neutralizzando quindi il tiro. Attenzione, la palla in mezzo per Ambrifi. Leonardo ci mette il piede. Martino poi la spara in avanti, è impossibile arrivarci per Cenerelli che ci prova comunque, anche perché gioca il pallone da Guanno prendendosi qualche rischio. Catalano. Tedeschi allarga a sinistra per Nie. Arriva l'intervento di Leone. Ancora una volta avrebbe potuto crossare prima il numero 3 ospite. Poi mette la palla in mezzo, finisce giù Ambrifi, non c'è assolutamente nulla né per l'arbitro né sinceramente anche per quello che penso, pensiamo noi da qui, per quello che può contare. Marzocchella all'indietro, Catalano fermato in maniera pulita da Demlo che può avanzare, doppio passo e se ne va. Attenzione, se ne va sulla sinistra il numero 11 del Studio Terme Castelforte. La palla per Cenerelli che poi non riesce a gestirla, l'uscita della difesa, ma è ancora la squadra di casa a gestire il pallone. Bene tra Perella e Martino. Perella che allarga poi benissimo a sinistra per Franco Asci. In mezzo per Conte che era in posizione regolare, fischiato il fuorigioco, calcio di punizione per il Real Colosseo. Siamo al 34esimo minuto, poco più di 10 minuti alla fine di questo primo tempo. Squadra di casa è in vantaggio 1-0, il gol al 12esimo di Leonardo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Perella larga a sinistra di Martino, il pallone però è troppo lungo. Molto impreciso oggi Perella. Lo incita il proprio allenatore. Evidente come conti molto sulla qualità delle sue giocate. Niente, qui Franco interviene su Ambrifi. Chiedono un cartellino ai giocatori del Real Colosseo. Chiedono spiegazioni invece quelli del Suio. Franco convinto di essere entrato solo sul pallone. L'arbitro ha comunque comandato il calcio di punizione, non è arrivato il cartellino, quindi diciamo ha scelto la via di mezzo l'arbitro tra il non fischiare il fallo e l'ammonire Franco. Decisione che non fa contenta comunque il Studio Terme Castelforte, San Cosme e Damiano. Calcio di punizione sul punto di battuta ci sono il solito Alessio Carlini e Diego Tedeschi. Andrà con ogni probabilità proprio col mancino Carlini. È andato, pensiamo, verso la porta, visti i precedenti. E infatti arriva il tiro, si deve allungare Giordano che non si fida della presa e mette il pallone oltre la traversa. Calcio d'angolo va a battere Tedeschi, l'arbitro va a dire qualcosa ai giocatori in area di rigore, nella fattispecie Leonardo e Nie. La palla in mezzo di testa Martino. Ancora Tedeschi, palla che poi esce fuori sul tocco del numero 10 del Real Cassino. Pronto al rinvio Giuseppe Giordano, che arriva con il destro, colpo di testa del nuovo entrato proprio Brandi.
Che anticipa Cenerelli, che adesso però viene servito da Martino, avanza Cenerelli, va al tiro, il diagonale troppo stretto, ma arrivano comunque gli applausi dalla parte del pubblico di casa. Palla che finisce sul fondo, già rimessa in gioco. Colpo di testa qui di Carlini a fare la sponda cercando di servire Tedeschi sul lancio di Nardovanni. Non ha però trovato il compagno. Spara lunghissima Giordano. Cercare questa volta Martino. Il colpo di testa ancora di Brandi. Studio che però mantiene il possesso. Franco. Martino. All'indietro per Demlo, Asci, vicino a lui Perrella, si va in via sulla destra da Leone, cerca di andare in sovrapposizione Conte, ha recuperato palla però la squadra ospite, Catalano per Carlini che ha arretrato molto il suo raggio d'azione per essere utile anche in fase di impostazione, arriva sul fondo di Nardi il servizio per Tedeschi che sulla pressione di Conte non riesce a mantenere il possesso di palla che sfila sul fondo, rimessa per Giuseppe Giordano e per la squadra di casa che al 39esimo appena iniziato si trova ancora in vantaggio di un gol. Martino qui non accenna ad andare sul pallone, lancio fuori misura. Gestisce palla con la difesa, pressing portato solo da Martino e Cenerelli. Sui uomini del Real Colosseo, Cresso avanza molto bene, la palla per Carlini, c'è un contrasto con Leonardo al limite dell'area. L'arbitro ha fermato il gioco dopo le proteste degli uomini della squadra ospite, adesso però non sappiamo se ha fischiato il fallo semplicemente per sincerarsi delle condizioni del numero 11 Carlini che è finito giù. Sul contrasto con Leonardo si spiegano i due, non è molto convinto Carlini. Non c'è fallo, ha semplicemente fermato il gioco per capire le condizioni del numero 11. Pallone che viene restituito adesso con Carlini e Leonardo che continuano a spiegarsi. Demlo subisce qui fallo, sì. Non è riuscito a chiudere lo scambio con Asci, l'arbitro quindi ha fischiato il calcio di punizione. Cenerelli va altissimo qui, il suo tocco di testa trova solo Daguanno. Merzokella all'indietro per Bruni, beh Brandi scusate. Nardovanni passa col mancino in avanti, Carlini di testa, prova a servire Ambrifi, ma niente da fare, Giordano il lancio lungo a cercare Martino che corre cercando di tenere in campo questo pallone, non ci riesce. Niente. Palla fuori,
Mentre aspetta già l'indicazione del recupero. Ci dicono dalla regia che sarà un minuto di recupero. Ci dicono dalla regia, semplicemente siamo vicini alla postazione, possiamo vedere la lavagnetta prima che venga esposta a tutti. Attenzione che poi qua ci prova da lunghissima distanza Sesai Demlo. Tiro velleitario, definirlo così, magari anche poco. Tiro da tre quarti, si è perso di parecchio alla destra della porta, difesa da Daguanno. Palla davanti, Leonardo ad anticipare Ambrifi, c'è stato anche il fallo fischiato dal direttore di gara a fermare il gioco. Ce n'era anticipato Conte, viene messo giù, attenzione a Martino che di destro sfiora il gol del 2-0. Poteva forse anche qui fare qualcosina di più il numero 10 della squadra di casa che ha provato a tirare di prima. Sappiamo se effettivamente avesse o meno il tempo per stoppare il pallone e cercare una conclusione diversa. Qui si lotta sul pallone, finisce giù Tedeschi per l'arbitro, semplice rimessa laterale ed è per il suo. 44esimo in corso, tra poco dovrebbe essere segnalato il minuto di recupero. Cenerelli di testa, il pallone che si impenna, Conte lo mette giù, arriva però l'intervento di Catalano, puntuale a recuperare palla. Rimessa laterale per la squadra ospite. È stato un po' acciaccato Catalano, anche lui ha combattuto tanto, ne ha prese diverse oggi, almeno finora. Palla in mezzo! Non ci arriva Carlini per un pelo, ma ci arriva Leonardo. Poi Conte, poi in difficoltà la spazza fuori. Siamo nel 45esimo. Là dentro il colpo di testa allungare di Ambrifi con Giordano che è uscito a vuoto e poi si allunga a prendere la palla sulla testa di Carlini. Per iniziare quindi il minuto di recupero. Palla profonda a cercare uno scatto di Cenerelli che non ci prova nemmeno in netta inferiorità. Ed è qui. Intervento un po' a gamba tesa di Ashi, che comunque è efficace, anticipa l'avversario, serve Demlo, che poi impreciso, Martino non ci può arrivare, può gestirla il Real Cassino, la palla è per Nardovani, che questa è abbastanza lunga, può andare in pressing Cenerelli, che per poco non va a rubare un gran pallone. Qui Leone con eleganza di testa e poi spazza via. Colpo di testa di Nie. Catalano qua ferma fallosamente il numero 11 Demlo. Qui forse ci stava il cartellino giallo. Fermato una ripartenza. Termini di regolamento. Teoria. Poteva pareggiarsi il numero dei cartellini. Abbiamo tenuto in tasca, quella può essere l'ultima azione della partita. Leone la mette giù. Ci arriva Martino. Che poi non riesce a difendere il pallone. Fuscello alto, ci arriva però anche Ambrifi. Gioca un po' a flipper in questa fase. Eccolo Ambrifi che la mette davanti. No, per Ambrifi. E arriva il fischio finale del primo tempo. Il risultato di 1 a
A 0 per il CEO Terme Castelforte San Cosme e Damiano, che ha sbloccato il risultato al dodicesimo con un gol di Leonardo. Ci ha provato il Real Cassino Colosseo, ma deve fare di più per cercare di rimanere in battuta in questo campionato. Noi ci vediamo tra pochissimo per la seconda frazione di gara. Campo pronti ad assistere al secondo tempo della partita. Ed eccoci qui, siamo tornati in campo pronti ad assistere al secondo tempo della partita tra Studio Terme, San Cosma e Damiano e il Real Cassino Colosseo. Situazione di punteggio 1-0 per i padroni di casa. Il gol al dodicesimo minuto di Leonardo. Il Real Cassino ha già usufruito di un cambio, è stato uno scontro di gioco tra Dragonetti e il portiere Giordano, ha avuto la peggio Dragonetti che ha resistito in campo un po', poi è stato costretto al cambio mister Nanni, entrato al suo posto Brandi, squadre in campo quindi con Giordano, Leone, Franco, Asci, Leonardo, Fuscello, Conte, Perella, Cinerelli, Martino e Demlo, il Real Cassino invece con Daguanno, Marzocchella, Nie Catalano, proprio il nuovo entrato Brandi, Conti, Di Nardi, Nardovani, Ambrifi, Tedeschi e Carlini. Il primo possesso del secondo tempo è del Studio Terme Castelforte, che gestisce Pata adesso con Franco, che allunga il pallone sulla fascia sinistra per Demlo, che mette in mezzo, non ci arriva di testa, però nessuno di uomini in maglia gialla. Adesso Conte ad inseguire il pallone, c'è la segnalazione di fuorigioco, si alza la bandierina, ha fischiato il calcio di punizione per la squadra ospite. Battuto Brandi, che avanza con il destro, lancia il pallone, lo stop di petto di Ambrifi per Tedeschi, allunga sulla sinistra per Di Nardi, pallone leggermente lungo controllato con quella di Nardi, che prova a farlo filtrare con il tacco. C'è una deviazione che favorisce l'uscita di Giordano, mentre è rimasto a terra Asci. Giordano mette il pallone fuori, dallo staff del Suio per controllare le condizioni del numero 4. Ne approfittiamo, anche se prestissimo, per pensare alla prossima partita. Approfittiamo di questo momento morto per ricordare la prossima giornata. Giocherà il 14 di gennaio. Istituzionalmente, il 14 di gennaio il Real Cassino Colosseo tornerà in casa e ospiterà il Gaeta, al quinto posto in classifica, proprio subito dietro la squadra di Nanni, stesso punteggio. Chiaramente invece il Studio Terme Castelforte sarà ospite della capolista Litri. Una botta, ma niente di grave, da bordo campo, pronto a rientrare, la palla restituita a Giordano. Può rientrare Asci, Cenerelli di petto, recupera palla il Real Cassino, forse anche in maniera fallosa, fallo invece viene fischiato su l'intervento di uno dei giocatori del Suio, su Catalano, che protesta da parte dei giocatori della squadra di casa, e volevano il fallo precedente sul gioco pericoloso su Cenerelli. Brandi lungo troppo a cercare Ambrifi,
Resta dal fondo. Motore rinvio Giordano verso Cenerelli, si alza la bandierina che guarda linee, l'arbitro lascia giocare Cenerelli. Cenerelli serve Conte in aria, il tiro e la parata di Daguanno. Il primo vero squillo del secondo tempo. Sarà calcio d'angolo per la squadra di casa, andrà a battere Martino. In area di rigore Conte, Cenerelli, Leonardo. Demlo al limite, la palla dentro è per Leone. Però Demlo che non riesce per controllare, in uscita su Tedeschi. Perella con decisione spazza via. Rimessa affidata con le mani a Nie, davanti trova Ambrifi, il tocco di Leonardo, recupera però Di Nardi, scambio con Tedeschi, all'indietro per Nie, Catalano ancora all'indietro, però la manovra del Real Casino che è quasi tutto nella metà campo del secondo tempo Castelforte, qui Franco lascia scorrere il pallone che finisce sul fondo. Preciso il passaggio per Carlini. Fatto 3-1-2 per il Real Cassino Colosseo. Tedeschi a fare il trequartista dietro ad Ambrifi e Carlini. 4-3-3 invece per la squadra di Perrotta. Conte e Martino esterni rispettivamente a destra e a sinistra, al centro Cenerelli. Leonardo che sventa per gestire il pallone Giorgio Brandi. Bernardo Manni. Tedeschi trova tra le linee Carlini che aspetta l'avanzata di Nielo, serve molto bene sulla sinistra, qui si impiccia un po' con il pallone però il numero 3 Blaugrana e perde il pallone. Resta laterale per la squadra di casa in maglia gialla, Leone va a battere con le mani, lungo a cercare Cenerelli, ci arriva prima di lui però Nie, ancora Nie di testa, Tedeschi la mette giù di petto, Cenerelli molto bene a recuperare palla, l'arbitro però vede un fallo del numero 9. Batte Nardo Manni. La profonda a cercare Ambrifi, Carlini la mette giù, attenzione ancora per Ambrifi, Leonardo si oppone, ma ancora il Colosseo un po' confusa però questa manovra, c'è il fallo fischiato ad Asci su Tedeschi, gioco pericoloso, calcio di posizione dal limite, attenzione perché è una posizione ottima per il mancino di Carlini che va a sistemare il pallone, o lui o Tedeschi con il destro. Ma fino adesso le ha battute tutte Carlini, non c'è motivo di pensare che cambino proprio con una posizione da questa posizione. Cinque uomini in barriera per Perrotta, Giordano l'ha sistemata. Altri due
del Re Colosseo che si sono aggiunti alla barriera. Va col mancino Carlini, la deviazione di testa, il pallone che si impenna e va in calcio d'angolo. A battere Tedeschi. Si scaldano in 5. Attenzione! Questo colpo di testa sotto misura. La palla è uscita di poco. Sfiorato ancora il pareggio. Siamo, si scaldano in 5 i giocatori del Real Colosseo, uno solo. Il giocatore invece per il Suio, al momento sta effettuando operazioni di riscaldamento. Durante l'intervallo si è scaldato poi a lungo Brandi, che è entrato a freddo praticamente, l'abbiamo detto, al 30° per sostituire Dragonetti. Ancora la squadra ospite che gestisce il pallone. Pesca molto bene l'esterno Marzocchella, che viene travolto da un avversario. Per l'arbitro non c'è niente, Franco può gestire. Poi mette fuori, perché è rimasto a terra un giocatore, tratta di Leonardo. Scontro con Marzocchella, era stato pescato molto bene da Ambrifi con un tocco d'esterno destro. Corsa sulla fascia e la fermata. Suglio, che poi ha messo il pallone fuori, quindi gli verrà restituito. Adesso si aggiungono altri 3 giocatori nella fase di riscaldamento per la squadra di casa. C'è da gestire bene le energie. Che ha corso tanto il Suglio nel primo tempo. Anche se la squadra di Perrotta ha avuto un atteggiamento molto cauto, evitando di fare pressing a tutto campo, se nella metà campo avversaria solamente con Cenerelli e Martino. Che pallone restituito a Giordano, si può riprendere il gioco mentre rientra in campo Leonardo, un po' zoppicante. Cenerelli a combattere con Nie. Palla profonda di Catalano a cercare lo scatto di Carlini, che riesce ad avere la meglio su Fuscello. Palla in mezzo all'altra parte Tedeschi, la sfiora di testa, pallone diventa buono proprio per Nie. Conte su di lui, va in aiuto poi Leone. Nie guadagna il fondo, difende il possesso palla, serve in mezzo non in maniera perfetta. Conti riesce comunque ad andare alla conclusione. Squadra ospite. Pallone che però viene addomesticato a terra da Giordano. Lancio sulla fascia a cercare Martino e lascia rimbalzare il pallone. Palla per Asci, su di lui Tedeschi. Asci va all'indietro sulla destra per Leone. Controlla, palla poi alta, brutta onestamente per Perella. Allora riparte il Real Cassino. Di Nardi la sua corsa, arriva Leonardo che spazza via il pallone lontanissimo. Pallone laterale. Va a battere Nie. Dentro a cercare la testa di Ambrifi, anticipato. Il duello tra Conte e Catalano, vinto dal numero 4 della squadra ospite. Ancora Nie, può mettere il pallone in mezzo. Fuscello, due volte Fuscello, ma ancora Catalano. Subisce fallo qui da Conte, si gioca per il vantaggio. Sta
Serve sulla linea praticamente del centrocampo dove è tutta la difesa del Real Cassino. L'intervento duro di Hashim, regolare per l'arbitro Franco. C'è Cenerelli tra le linee, viene servito Cenerelli, la posizione è regolare, Cenerelli in mezzo per Conte. Si è alzata con ritardo la bandierina del guardaline. Sembrava regolare la posizione di Cenerelli, ma si è alzata. Sembrava regolare, ma perché non è arrivata la segnalazione del guardaline? È arrivata con ritardo. Don Cenerelli poi aveva servito Conte da solo davanti al portiere. Leonardo spazza via sul cross di Carlini. Materiale per una moviola che non abbiamo. Non potremo mai dare la sicurezza di quello che è successo. Dobbiamo fidarci di quello che ha deciso la terna arbitrale. Qualche protesta da parte dei giocatori del Suio, che se il gioco riprende la palla dentro sul fallo laterale, arriva direttamente a Giordano dopo il rimbalzo. Lancia Giordano, lascia scorrere Demlo e la palla diventa buona ancora per la squadra ospite. Passaggio in mezzo, esce molto bene Tedeschi, se la va a prendere, serve Nie. Davanti a lui Di Nardi, Nie si ferma e va all'indietro da Catalano. Larga a destra dove Marzocchella non è scattato, pallone si perde oltre la linea del fallo laterale, rimessa per i padroni di casa con Franco. E chiama i compagni. Attenzione che qui rischia di perdere palla. Sci, riesce a servire comunque Demlo. Martino, Franco la deve liberare, la alza invece ancora per il numero 11 che subisce una spinta da Catalano, non per l'arbitro che adesso però fischia l'intervento di Catalano su Cenerelli. Si rialza aiutato da Ambrifi Cenerelli. Si prepara il secondo cambio per il Real Cassino. Come abbiamo scavallato l'ora di gioco, il numero 14 Umberto Aprea. Vediamo di chi prenderà il posto, forse proprio di Di Nardi. Martino prova a servire ancora Cenerelli, forse da lì ci stava ancora una conclusione. Fatto sta che il Real Cassino può ripartire. Tocco in avanti di Asci per di testa all'indietro, servito il portiere Daguanno che fa ripartire l'azione. Nie. Ancora esce dai blocchi stavolta Carlini. Nie. Spezza tutto il campo, poi serve male un compagno, tratta di Conti, recupera palla Martino subito per Conte, prova a servire Cenerelli di prima. Pallone troppo lungo però per l'attaccante del Suio. La sponda di Ambrifi si perde nelle maglie difensive della squadra di casa con Leone che l'appoggia di testa a Giordano. Vuole spingere chiaramente la squadra ospite per cercare di recuperare lo svantaggio. Sta difendendo bene però la squadra di Perrotta. Colpo di testa qui di Brandi per il proprio portiere, poteva diventare buono per Martino. Franco spazza via in mezzo a due Cenerelli, c'è il fallo fischiato sull'attaccante del Suio, sono addirittura due i cambi, quindi li finisce tutti in una botta Claudio Nanni. E qui si lamentano per un fallo di mano tutta la panchina del Suio. Ma i cambi che non arrivano. Palla profonda a cercare Carlini che di testa serve Ambrifi, ancora di testa per Conti. Tedeschi col mancino in mezzo, il colpo di testa di Ambrifi, comodo per Giordano. Pronta ad entrare Aprea e Quintigliano.
La profonda a cercare Martino, non la riesce a stoppare, poi va a prendersi il pallone Cinerelli. Dietro per Martino e serve, prova a servire in mezzo Conte, non ci riesce. Franco, qui va a fare la guerra e la vince, la palla in mezzo. La recupera però il Real Cassino. Catalano sul pressing anche falloso di Demelò, che si è involontario, scivolato. Si gioca Catalano. Sventaglia a destra della ricerca dei tedeschi, non lo trova, la palla rotola sul fondo ed è il momento dei cambi. Esce Di Nardi per far spazio a Aprea. Ed esce Ambrifi per far spazio a Quintigliano. La fascia di capitano che passa sul braccio di Nardovanni. Esaurisce i cambi, quindi quando siamo al 65esimo, il Real Cassino. Partita che comunque si sta rivelando fisica in certe sue parti, potrebbe essere un rischio. Cenerelli di testa bene verso Martino, che però viene anticipato. Palla che si perde ancora nelle maglie della difesa del Real Cassino. Catalano in avanti, trova Marzocchetta, la palla in mezzo, c'è il fuorigioco del numero 16, Quintigliano. Fuorigioco di Marzocchetta, comunque fischiato, inutile il gol di Carlini, arrivato quando l'arbitro aveva già fischiato il calcio di punizione per il Suio. Cambiato la posizione di Conte e Martino per Rotta. Fino che sembra godere di parecchio spazio a destra. Tedeschi. Per Quintigliano. La mette giù. È fermato poi fallosamente da Martino. Calcio di punizione. Si prepara un cambio, pronto ad entrare a Battista. De Carlini gestisce all'indietro per Nardovanni. Catalano supera Demelò. Poi serve Marzocchella sulla destra che cerca il fondo, lo trova, palla messa in mezzo di prima Tedeschi, Giordano. Gran parata di Giordano. Cenerelli va a lottare, subisce il fallo di Brandi. Pronto il cambio, vediamo chi esce, dovrebbe uscire Martino, infatti esce Martino. Minuto 68, primo cambio per il Suio Terme Castelforte e San Cosma e Damiano. Lunghissima nomenclatura, una squadra che ha subito, è stata artefice di tre fusioni. Sì, due fusioni tra tre squadre nel corso di 2 anni. Quindi esce Martino. Entra Battista.
Vediamo se cambierà qualcosa. Va a prendere comunque il posto che ha occupato inizialmente Martino, cioè quello di alla sinistra. E qui il campanile di Demblò non trova nessuno se non le mani di Daguanno. No, non sono finiti i cambi perché sono aumentati nel nuovo regolamento. Io giustamente sono rimasto un po' indietro con la mia testa. E non sono finiti i cambi per il Real Cassino. Leonardo sventaglia sulla sinistra, corre a Battista, è in leggero vantaggio Brandi. Che lascia sfilare il pallone con questo fallo laterale, già rimessa in gioco. Nardo Manni. Nie. Aver cambiato anche modulo il Real Cassino in questo secondo tempo. Dopo i cambi, Cenerelli non riesce poi a difendere il pallone. Va in pressing Conte su Nardo Manni. Col mancino la sventaglia in avanti, stop di Quintigliano e poi viene messo giù da Asci. Pressione che abbia furbamente conquistato il fallo Quintigliano. Asci gli è rovinato addosso. Tedeschi sul pallone, potrebbe essere proprio lui il prossimo a uscire. Attenzione a questo calcio di punizione, siamo al 71esimo, appena iniziato. Sistema la barriera a 3 Giordano. Scodella il pallone in mezzo, Tedeschi, il colpo di testa sotto misura di Nardovanni. Attenzione che qui poi c'è un fallo, brutto fallo su Cenerelli, l'arbitro ha già il cartellino in mano ed è giallo. Finisce quindi un giocatore alla lista dei cattivi. Deve essere catalano se non ho visto male. Arriva anche il cambio. Almeno dovrebbe arrivare il cambio. Stanno aspettando l'arbitro. Arriva il cambio, esce quindi Tedeschi, entra Grillo. C'è un calcio di punizione per il Suio. Ma Franco la mette in mezzo del colpo di testa di Leonardo, la deviazione di Marzocchella. Ma non c'è calcio d'angolo perché è stato fischiato fuori gioco sulla posizione di Leonardo. Battista poi in pressing è più fresco, deve dare qualcosa in più proprio da questo punto di vista. Palla profonda a Leonardo, la spezza di testa anticipando Quintigliano. Passa il pallone in avanti, poi via il suo termine Castelforte, è impossibile arrivarci per Battista, rimessa per la squadra ospite. Carlini, Franco, poi di testa Asci, di testa ancora Cenerelli per Battista.
Subisce fallo, calcio di punizione ancora per il suo. Ancora bisogno del ghiaccio Leonardo. Il guerriero del Studio Terme Castelforte ha preso una botta ma non rinuncia a stare in campo. Bisogno del ghiaccio dalla panchina prima di ritornare al piccolo trotto nella sua linea di difesa. La palla in mezzo a Battista, non ci arriva per un pelo. La viene messo giù. Il fischio però è contro il suo, fallo di Battista. Già ripreso il gioco. Lo scambio tra i difensori del Real Cassino. Da Guanno per Nardovanni. Nie. Serve Conti. Ancora Nie, il pressing di Perrella. Il pallone che finisce fuori. Rimessa per la squadra ospite. 76esimo in corso. Sempre 1-0. Per il suo Terme Castelforte, San Cosme e Damiano. Regge il gol proprio di Leonardo al 12esimo. Un bel sinistro da fuori area, raso terra. Sul pallo lontano non ci è arrivato da Guanno. A Battista di testa. Per Cenerelli, gli restituisce il pallone, però in anticipo Brandi che spazza il pallone in avanti. Leonardo di testa la mette fuori. Ma con le mani Marzocchella. Lo scambio tra Carlini e Quintigliano che poi subisce il fallo di Leonardo che viene ammonito, giallo per Leonardo che vorrebbe andare a protestare, è braccato dal capitano Franco che va a parlare col direttore di gara. Arriva il pallone, tanto l'arbitro va a mettere sul taccuino il nome di Leonardo alla voce ammoniti. Calcio di punizione affidato al mancino di Carlini, posizione interessante per mettere il pallone in mezzo. Difficile immaginare una conclusione da lì che dovrebbe portare a sorprendere Giordano. Che va comunque a posizionare la barriera, tre uomini in barriera, poi chiama le marcature, l'arbitro poi va a parlare con i giocatori in area, con Franco e Quintigliano, va Carlini direttamente in porta e arriva la correzione in rete. Il gol dovrebbe essere stato proprio di Quintigliano, entra e segna il numero 16 e viene ammonito Leone, c'è caos in campo, lamentano di un fallo al momento della conclusione in rete, fatto sta che il Real Cassino Colosseo riporta in parità il punteggio 1-1. Ricomincia la gara, clima che è diventato bollente, tante proteste,
Dopo il gol del Real Cassino, è stato anche ammonito Leone. L'arbitro deve fare attenzione a non perdere la mano sulla gara. Fischiato quello che credo sia un controfallo. Sì. È un fisco che fa sempre un po' strano vedere. Leone, Cenerelli, di petto. Per Franco sulla sinistra c'è spazio per servire a Battista. Franco va profondo a cercare lo scatto di Cenerelli. Esce, anzi di Conte. Esce però da Guanno. Fa suo il pallone. Nardovanni profondo col mancino. Allunga di testa Quintigliano per Marzocchella. Franco fa buona guardia. Leonardo spazza via. Grandi. Catalano. Ancora per Brandi che mette il pallone in mezzo. Leonardo lo spazza via. Brandi può controllare il fallo laterale. L'arbitro va a dire qualcosa alla panchina del Real Cassino. Carlini, gioco ripreso, Nie. In avanti a cercare Grillo. Pallone che sfila verso Giordano. C'è libero Franco a sinistra. Giordano andrà invece alla rimessa lunga. A Battista. Deblò per Franco. Leggermente arretrato sulla sua fascia ancora per Battista. Taglia il campo, non riesce ad agganciare Cenerelli. Un po' forte il passaggio di Abbattista. Pallone che si perde in fallo laterale. Può salire comunque in pressing la squadra di casa. Nie serve Nardovanni che spazza via. Grillo prima di Ascì. Carlini prova a servire per lo scatto di Grillo che non arriva mai. Pallone lunghissimo. Direttamente su Giordano. Siamo all'81esimo minuto, mancano meno di 10 minuti allo scadere del tempo regolamentare. Finisce giù Cenerelli mentre si prepara a entrare, signore. Perella sbaglia il tempo dell'anticipo. Asci stende Carlini, calcio di punizione. Palla in avanti a cercare Quintigliano. Partito ora in posizione irregolare e arriva il cambio. Esce con il numero 8 Perella, entra Gabriele Signore. Lamentano da quello che siamo riusciti a capire l'occasione del gol dell'1-1, un tocco di mano parte di Quintigliano. Vediamo, non, in Serie A hanno la VAR, il VAR, anzi, noi qui non abbiamo l'ausilio del replay, quindi non possiamo neanche dare a voi telespettatori la certezza di quello che è successo in diretta di cronaca. Giordano, profondo. Si arrampica su Cenerelli Catalano, l'arbitro tiene in tasca il fischietto. Franco, palla in mezzo, colpo di testa di Cenerelli, la palla che sfila di pochissimo. Asci di testa ancora Cenerelli. Fa la guerra con Catalano. Riesce per servire Conte che arriva sul fondo. Mette il pallone in mezzo. Pallone che prende l'inerzia della corsa di Conte. Colpito male. Palla sul fondo.
Asci di testa, signore. Però un tocco di mano proprio del nuovo entrato all'area al Cassino Catalano, l'anticipo di Leonardo. L'avanti a giocare lo scatto di Abbattista, in netto anticipo Brandi, va in pressione Cenerelli su da Guanno. Demlo sbaglia poi il passaggio. Franco in anticipo, signore. Franco Asci. Palla però all'indietro per Leone, che deve guardarsi dal pressing di Tedeschi. Palla per il Studiotherme Castelforte, che deve spingere in questi 5 minuti finali, perché siamo entrati nell'85esimo minuto. Leonardo, lo stop, Fuscello la lancia in avanti, Cenerelli a fare la guerra e la vince con Nardoianni. E poi libera in calcio d'angolo Brandi. Tutti avanti adesso le torri. Tutte avanti adesso le torri del Studiotherme Castelforte. A Battista, Conte, Cenerelli, Leone. Asci in area di rigore, Fuscello al limite, Franco sulla tre quarti, abbatte Demblò. Conte si avvicina, c'è un errore clamoroso poi tra i due, ma per fortuna si deve ripetere il calcio d'angolo. Per fortuna adesso io termine, perché ovviamente è sprecato in malo modo. Demblò lascia a Signore, Leonardo ultimo uomo. La palla in mezzo, non ci arriva nessuno. Cenerelli, sovrapposizione di Franco. Cenerelli prova a metterla in mezzo. Il pallone è deviato. Diventa comunque buono per Demblò, perché non ci va nessuno dei giocatori del Real Cassino. La palla poi in mezzo di Leone, troppo sul portiere. La blocca da Guanno e fa ripartire l'azione. Leonardo però ancora in fase di recupero, la palla di Leone per Conte, che non ha sostegno, che subisce anche un contatto falloso ed è calcio di punizione per il Studiotherme Castelforte. Da lì deve mettere in mezzo e sperare nell'incrociata di qualcuno. Entriamo nell'87esimo, mentre arriva, questo sì. No, sì, questo sì deve essere l'ultimo cambio per il Real Cassino. Aspetteranno probabilmente la battuta di questo calcio di punizione sul punto di battuta Leonardo. Piede educato, sacrifica il suo posto in area di rigore tra i colpitori. Va in mezzo a Battista, anticipato. Fallo laterale, Franco pronto per il forcing finale. Battista all'indietro ancora per Franco. Si è venuto a Battista, messo giù ed è calcio di punizione. Sembra una partita di rugby con o di football americano, insomma, con Studiotherme Castelforte che avanza yard dopo yard. Si va a dissetare Fuscello, che dovrebbe esserci il cambio a questo punto, ma sembra voler aspettare ancora Nanni. Fuscello si è dissetato approfittando delle cure per Abbattista. Deve uscire però il giocatore del Suio.
89esimo in corso. Franco a battere questo calcio di punizione. Palla forte verso la porta, non la scelta migliore considerando anche il risultato. La palla è uscita, arriva il cambio. No, ormai è rimesso in gioco il portiere, il colpo di testa di Grillo. Franco a spazzare via lontano, lontanissimo. Ci arriva da Guanno che addirittura la stoppa e poi la va a prendere con le mani. Leonardo, Conte, e qui però la svirgola. Cerelli va comunque a lottare, riesce a servire ancora Conte, una selva di gambe. Qui Demlo stende un avversario, l'arbitro lascia giocare, c'è il fuorigioco di Quintigliano. Calcio di punizione per il suo Teme Castelforte, ma cartellino giallo per Demlo e arriva il cambio. Esce Catalano ed entra Tomassi. Quattro minuti di recupero che sono iniziati da poco. Dalla battuta Giordano. Profonda, Cenerelli non può lottare anche su questo pallone. Pallone in avanti gestita da Grillo, cannonata sui piedi di Carlini che non la può difendere. E qui c'è un fallo brutto di Grillo, calcio gratuito, qui ci poteva stare il cartellino giallo se considerata gestione dei cartellini fino a questo momento. Leone dentro, palla messa fuori, Asci alimenta l'azione offensiva, sbaglia però il passaggio verso Leone, molto imprecisi sia Asci che Demlo, non hanno aiutato molto Perrella nella gestione del pallone. Qui Leonardo scivola, Grillo gli tocca nel pallone, anzi no, la rimessa è per la squadra di casa. Leone, punta la battuta con le mani, siamo al 32esimo, se ne sta andando il secondo dei 4 minuti di recupero. E ancora Grillo commette fallo. Leone. Profondo a cercare la testa di Cenerelli, ci arriva prima Nie. Per ripartire il Real Colosseo, Carlini la palla a cercare Quintigliano, la posizione regolare del numero 16 che la mette giù, aspetta la sua posizione di Marzocchella, non lo può servire, allora va in divo da Brandi, dentro non c'è nessuno, Giordano, un minuto e mezzo più o meno alla fine di questa partita, poi testa all'indietro di Brandi per da Guanno, ho fischiato poi un fuorigioco. Colpo di testa di Carlini per Grillo che sfiora il gol al 90. Settantatreesimo.
Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette di questa partita. 1-1 il punteggio. Al 12esimo Leonardo, al 78esimo Quintigliano con un sospetto fallo di mano. Giordano profondo a Battista, qui una serie di rimpalli, l'arbitro lascia giocare. I giocatori del Suglio protestavano per un calcio di punizione non assegnato. Palla dentro a cercare Quintigliano, c'era il fuorigioco, era comunque uscito Giordano che mette subito il pallone sui piedi di Franco, chiede di tenerla per rotta, infatti a Battista restituisce al suo capitano che poi la lancia davanti per Cenerelli. Solita lotta per il numero 9, poi si sdraia a terra dopo aver conquistato il fallo, esausto Cenerelli. Si batte subito la palla per Franco a sinistra, può essere l'ultima azione della partita. Arriva Signore, guadagna un fallo laterale, ma non c'è più tempo. Finisce qui la partita tra Studio Terme, Castelforte, San Cosma e Damiano e Real Cassino Colosseo. Finisce 1-1. I gol al 12esimo di Leonardo sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi gli sviluppi invece di un calcio d'angolo. È arrivato il gol del pareggio di Quintigliano. Tante proteste da parte della squadra di casa per un sospetto fallo di mano, sospetto tocco con la mano da parte del giocatore che era entrato da poco sul terreno di gioco. Fatto sta che le due squadre si spartiscono un punto. Resta imbattuto il Real Cassino, secondo risultato utile consecutivo in panchina per Rotta, la sua seconda da allenatore del Studio Terme e dal campo dell'Ausente. Per la cronaca della partita è tutto, vi lasciamo alle interviste post partita e a tutti gli appuntamenti sempre qui su Telegolfo da Nicola Dell'Anno e Davide Guzzardi, buon proseguimento. Siamo qui con Mister Perrotta. Mister, avete sfiorato la seconda vittoria consecutiva con lei in panchina. Solo un episodio dubbio, almeno a giudicare dalle proteste dei suoi giocatori in campo, ha potuto far portare in parità l'incontro contro una squadra che fino a questo momento resta imbattuta. Sì, questo lo sapevamo, una squadra che non ha subito nessuna sconfitta, in 16 precedenti partite aveva subito solo 8 reti, per cui sapevamo che era una difesa difficile da affrontare, però ci eravamo riusciti, avevamo fatto gol, stavamo facendo una partita sì, attendista, però pungevamo in contropiede e poi c'è stato questo episodio che non è affatto dubbio perché lo stesso avversario ha poi confessato di aver preso la palla con tutte e due le mani, e quindi non c'è nessun dubbio sull'episodio, forse solo l'arbitro ha avuto qualche dubbio. Purtroppo ormai non avendo possibilità in Serie A c'è il VAR, noi purtroppo non abbiamo neanche la possibilità di vedere il replay, quindi siamo dovuti fidare sul momento della decisione dell'arbitro. Resta comunque una prestazione che, come ha detto lei, è stata attendista, l'abbiamo sentita, noi abbiamo la fortuna di essere proprio sopra le panchine, quindi abbiamo detto spesso proprio lei richiamare i suoi per evitare magari un pressing forsennato che avrebbe portato magari anche a stancarvi presto e lasciare magari spazio. Quante volte ho detto magari agli avversari? Sì, sapevamo una squadra che come il Cassino che sta lì su, chiaramente con l'ambizione di portare a casa il risultato finale della promozione, nonché quella della vincita del campionato, era una squadra preparata anche atleticamente, quindi la nostra è stata gioco forza, una prestazione volta all'attendismo, attendismo però comunque finalizzato a ripartenze costruite durante tutta la settimana. Non eravamo unicamente attendisti, sapevamo che loro potevano soffrire il fatto di dover fare il risultato pieno e quindi che ci avrebbero lasciato degli spazi e noi ci eravamo preparati proprio per sfruttarli al meglio. Ed è così è stato perché abbiamo avuto due o tre occasioni di ripartenza e potevamo finalizzare in maniera diversa.
Quali sono le sue impressioni? Comunque lei è qui da relativamente poco. Quali sono quindi le sue prime impressioni alla guida di questa squadra? Cosa c'è da migliorare? Cosa pensa invece su cui stia effettivamente già migliorando? Ma sicuramente una delle prime cose su cui migliorare è quella della coscienza di essere una squadra forte, che non merita assolutamente di stare in questa posizione così preoccupante, diciamo. Io credo e ne sono fermamente convinto che noi non meritiamo questa posizione di classifica. Sto cercando di trasmettere ai ragazzi questa mentalità, e però nello stesso tempo abbiamo alcune piccole lacune da colmare, come quella della preparazione atletica, che forse mi sembra non ottimale in questo momento. Comunque ci stiamo lavorando e credo che nel giro di qualche settimana dovremmo sicuramente recuperare un'intensità massimale e totale per tutti i 90 minuti. Prossima settimana poi si va in casa della capolista, si va a Ditri. E come affronterete questa partita? Se ci sarà un copione simile a quello che abbiamo visto oggi, visto che la situazione è più o meno simile, con una squadra che sta comandando il campionato e che tenderà quindi ad attaccare in casa. Ma sicuramente la forza dell'Itri ci schiaccerà. Noi siamo preparati ad affrontare una squadra a un rullo compressore, perché sono primi in classifica, giocano bene, hanno giocatori importanti, segnano comunque con regolarità. E quindi credo che sia proprio la partita che verrà fuori così, cioè loro che ci attaccheranno per fare il risultato pieno, e noi che dobbiamo gioco forza, attendere l'occasione giusta per far male in ripartenza. Cioè, sicuramente non faremo barricate né ci difenderemo nell'area di rigore, questo non fa parte del nostro DNA. Cercheremo comunque di onorare il calcio e cercare nello stesso tempo di ottenere il massimo che le nostre forze ci possono permettere contro un avversario che sappiamo essere la squadra da battere del campionato attualmente. Eccoci col direttore generale Ciorra. È appena finita una partita che il Suio poteva portare a casa, costando la prima sconfitta a una squadra che resta comunque imbattuta alla fine di questa giornata. Come giudica la prestazione dei suoi ragazzi, anche in relazione con il fatto che è solo la seconda partita con il nuovo allenatore? Ma la partita la giudico in modo positivo, tenendo presente che è la prima partita dopo le feste natalizie, pertanto non sapevamo i ragazzi come li trovavamo, insomma. Però mi sento abbastanza soddisfatto, resta il rammarico che a un quarto d'ora dalla fine stavamo vincendo, è arrivato un gol molto rocambolesco, mi dicono che Mario Quintigliano lo abbia messo dentro con molta astuzia con la mano, io non l'ho visto. In tutti i modi, per noi l'1-1 è andata benissimo. Se mi avessero detto prima della partita di firmare per l'1-1 va benissimo. Non guardiamo il davanti, guardiamo le squadre, noi stiamo fuori dai play-out, questo è il nostro fine da raggiungere. Abbiamo staccato ulteriormente i play-out di un punto, contro una grossissima squadra che sicuramente punterà al campionato e quindi ci sentiamo soddisfatti. L'impatto del nuovo allenatore è altrettanto positivo, ha incominciato a dare le proprie idee alla squadra, la squadra si è mossa con una certa intelligenza, secondo i piani dell'allenatore. Adesso sono convinto che col passare del tempo la situazione migliorerà e penso che abbiamo una buona squadra da poter stare a affrontare le prossime gare fino alla fine del campionato abbastanza tranquilli. Purtroppo il campionato ci pone domenica contro l'Itri, la capolista del campionato. Poi abbiamo l'Arpino in casa, poi andiamo a Terracina, quindi è un momento difficile, però cercheremo di superarlo. Tenendo presente anche le prime quattro squadre, nel giorno d'andata abbiamo fatto quattro sconfitte, siamo muti in classifica. Adesso abbiamo cominciato a fare i punti abbiamo 17 punti, quindi ci teniamo con molto Fiducia. fiducia, e quindi
andiamo avanti. Penso che per il futuro le cose miglioreranno. Come ha detto lei, vi aspettano delle partite complicate, praticamente tutte ravvicinate, e come può magari la società riuscire ad evitare che ci sia un calo di morale a un certo punto dei giocatori, magari stando vicini alla squadra e dando soprattutto fiducia anche a un progetto che si è appena rinnovato? Senz'altro, la società starà molto vicino sia al nuovo allenatore che alla squadra. Adesso abbiamo preso anche un allenatore in seconda da affiancare a Giovanni Perrotta. Abbiamo, in queste feste natalizie non siamo stati fermi, abbiamo preso un centrocampista che viene da Napoli, Perrella Ciro, molto forte, che era un campione da ragazzo, ha calcato campi, ha fatto campionati di primavera col Benevento, con la Spalle, con l'Empoli, e quindi era una promessa da ragazzo. Poi si è perso un pochetto e viaggiato nei campionati promozione eccellenza. Adesso è venuto da noi, oggi si è visto che è un ragazzo in gamba, deve solo migliorare lo stato fisico e poi vedremo delle belle. È una disamina praticamente completa, penso che non ci sia nulla da aggiungere. Le chiedo soltanto in chiusura se dopo le annate precedenti in cui abbiamo visto magari anche con Pernice una squadra sfiorare un risultato storico, se vi aspettavate un avvio quest'anno con un po' più di difficoltà, e di conseguenza se siete preparati a fare un campionato di questo tipo. No, noi siamo partiti, noi all'inizio del campionato abbiamo sempre un fine da raggiungere. Il fine da raggiungere quest'anno è quello del centro classifica, non entrare nei play-out, assolutamente non entrare nei play-out. Io penso che la squadra l'abbiamo costruita adesso ci manca un esterno sinistro basso di Lega, perché oggi purtroppo avevamo 4-5 giocatori influenzati, infortunati. Basta pensare che il Cassino ha effettuato 5 sostituzioni, noi purtroppo avevamo 5 ragazzini in panchina e abbiamo sofferto all'inizio. Noi se ci salviamo con tranquillità abbiamo vinto un ulteriore campionato. Ed eccoci con mister Nanni. Mister, una partita che avete riacciuffato per i capelli letteralmente nel finale, e poteva costarvi la prima sconfitta in campionato che non è arrivata, e quindi siamo qui a commentare una squadra che resta imbattuta dopo 18 giornate. Sì, la cosa positiva di questa giornata è tenere l'imbattibilità, aver recuperato una partita verso la fine non facile, perché il Sui è una squadra comunque organizzata, ha fatto la partita sul gol, bravi e fortunati sul gol. È ovvio che poi ci aspettavano al varco, ma ho detto ai ragazzi che ogni partita sarà così, di conseguenza ben venga la nota positiva che manteniamo l'imbattibilità, fuori casa abbiamo fatto comunque un punto. Continuiamo la marcia, però ecco, è molto importante il capire le fasi successive di questo percorso. Siete comunque nella parte alta della classifica, non vi manca poco per agguantare un posto in zona playoff. Questo è il campionato che volevate fare? Siete nel posto dove pensavate a inizio stagione di dover occupare? Sì, sinceramente con la società abbiamo pianificato una squadra per competere tra le prime posizioni, perché l'intento della società a breve e lungo termine è di comunque passare di categoria. Logicamente è ovvio, abbiamo cambiato tutta la squadra, abbiamo fatto allestito un'equipe competitiva e siamo stati bravi a agganciarci alle prime posizioni. È ovvio che il cammino è ancora lungo, però fino alla fine battaglieremo per acciuffare l'eccellenza. Se poi volevo fare una domanda sulle condizioni di Dragonetti, l'abbiamo visto uscire claudicante dopo uno scontro di gioco con Giordano, ha cercato di resistere in campo, a un certo punto ha dovuto chiedere la sostituzione, se ci può dire come sta? Sinceramente guardi, sono uscito dallo spogliatoio e sono venuto qui da voi, e la prima telefonata che farò è all'accompagnatore che ha portato il ragazzo. Credo che l'abbiano portato in via precauzionale al pronto soccorso, però ha preso solo un colpo in viso, speriamo che è stato solo un po' stordito, purtroppo sono fasi di gioco che possono accadere, sperando che si rimetta presto.
Una domanda è, può anche rispondere con un solo no comment, non ce la prenderemo, però è sul gol che vi ha portato al pareggio. Si mormora, si dice che lo stesso Quintigliano abbia ammesso successivamente di aver preso la palla con la mano. Noi dobbiamo fidarci di quello che è esaurito dall'arbitro, perché non abbiamo il replay per poter commentare bene l'azione. Nel caso in cui fosse vero, lei da allenatore cosa si sente di dire su un episodio del genere, al di là del risultato sportivo, che alla fine della fiera è quello che conta un allenatore, ma episodi del genere se devono essere confessati stesso in campo, anche rinunciando magari a dei punti importanti? Ma io credo che me lo insegnano i miei maestri, perché uno guarda sempre la Serie A per cercare di capire alcune cose. Il buon Bosco vi diceva, quando l'arbitro fischia è punizione o rigore, di conseguenza mi attengo, perché nel percorso abbiamo subito anche noi diverse defaianze, però non sto lì a commentare era giusto o non giusto. Ovvio che il fair play ci dovrebbe stare, però dovrebbe essere un discorso unificato. Poi però lo sappiamo tutti, nel gioco può succedere che a caldo per la bramosia della vittoria, di vincere o di agguantare un risultato, ci può stare, però sempre io credo in buona fede nei limiti. Poi Maradona ha vinto un mondiale con la manina, quindi tutto dire. È ovvio che io non predico facciamo gol con le mani, però in mischia se succede questo, poi a bontà del giocatore magari dichiararlo, non avrei detto nulla qualora il giocatore apertamente avrebbe dichiarato una cosa del genere. Poi lo sentirò se perché è stata una mischia, effettivamente io ho visto solo la palla dentro, non mi sono preoccupato più di tanto come era entrata, però poi mi sincererò di questo fatto. È ovvio che se l'arbitro poi ha convalidato, ripeto, non posso andare lì, anche perché non ho visto io personalmente, a dire non era gol, quindi non so, lascio il beneficio così del dubbio, però ripeto, la sportività è la prima cosa che predico ai ragazzi, l'agonismo sano sì, però poi... Anche noi in cronaca non abbiamo visto proteste, ma non ce la siamo sentita di dare una versione ufficiale, quindi aspettiamo poi la conferma o smentita delle immagini. Torniamo a parlare di campo, chiudiamo con la prossima partita, tornate in casa, ospiterete un'altra squadra di questo circondario, di questo territorio, il Gaeta. Sarà una partita importante anche perché il Gaeta occupa praticamente la stessa vostra posizione di classifica, cioè occupa gli stessi punti in classifica prima di questa giornata. Con voi coabitate, come affronterete questa partita? Faccio un piccolo passo indietro, che prima di domenica c'è un'importante partita di Coppa Italia contro Sporting Genzano, che milita alle zone alte, girone B o C, non ricordo bene, quindi abbiamo questo impegno casalingo anche di Coppa Italia. Poi è ovvio, un passo segue l'altro, dopo questa partita prepareremo al meglio la partita contro il Gaeta, che ripeto, siamo 6-7 squadre tra virgolette sulla carta, abbiamo qualcosa in più, però poi è il campo sempre che decide. Sicuramente sarà una bella partita vincente come da cartello.